Ebbene ragazzi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare dei calciatori che seguo. Prosegue la serie dei calciatori che seguo, ripeto, poi lo dico in ogni video, ma perché è effettivamente così, non so con che cadenza, penso una volta a settimana, 2 o 3 volte al mese, diciamo così, però è una serie che tra l'altro può andare avanti a tempo indeterminato perché, cioè, dipende dai calciatori che io vado a proporre, da quanti magari ne riesco a valutare, sempre tra grandissime virgolette, però non è come la sede delle notizie dove comunque non posso partire una notizia di 4 mesi fa, per dire. Detto ciò, iniziamo subito, senza perderci troppo in chiacchiere, con il parlare di diversi giocatori per me interessanti. Allora, i primi sono un po' mainstream, per quanto poi non credo siano mainstream, però per chi segue abbastanza il calcio questi sono conosciuti, sono volti conosciuti. Il primo è Moses Simon, stiamo parlando di un'ala, classe 1995, quindi non più giovanissimo, ma certamente nel pieno della carriera giocatore importante. Giocatore di livello importante, bravo nell'uno contro uno, nei dribbling, veloce come esterno assolutamente. Devo dire che ha un buon tiro e quest'anno per un Nantes che tra l'altro si è ripreso molto bene nella seconda parte di stagione e ha centrato, adesso la stagione è quasi finita credo, mancano pochissime giornate, però ha raggiunto una metà classifica più che tranquilla. Ecco, Simon ha certamente rappresentato un perno. Diversi bonus portati a casa, un giocatore di livello che potrebbe fare il salto magari in qualche squadra che lotta per ben altri obiettivi, cioè di portata europea. Altro giocatore secondo me interessante in una formazione che è praticamente retrocessa in Ligue 2, ma abbastanza preventivabile per via delle vicissitudini societarie dell'anno scorso, cioè il Bordeaux, è Javairo Dirrosun. Anche lui esterno, classe 1998, giocatore rapido, veloce, buona la qualità, quindi sotto il profilo della tecnica. Ecco, in termini di bonus, certamente qualcosa di più potrebbe fare. Forse ha un po' li ha dimostrati quest'anno dei limiti nella finalizzazione e nella rifinitura delle azioni, quindi mi riferisco agli ultimi metri, dove certamente potrebbe fare di più, però in generale un buon calciatore assolutamente che inserito nel contesto giusto può rendere molto molto bene. A questo punto però mi sposterei in Primavera 1 per parlare di 2 giocatori dell'Hellas Verona. Il primo è Mattia Florio, attaccante classe 2003 dell'Hellas Verona, giocatore che non è una vera e propria prima punta di peso, è più una seconda punta, giocatore comunque bravo nei dribbling, nel uno contro uno e abbastanza anche veloce. Assolutamente profilo interessante, non stiamo parlando di un fenomeno assoluto, però di un giocatore di buon livello che potrebbe dire la sua nei prossimi anni nel professionismo, magari in qualche club di Serie C. Vedremo un po' se effettivamente riuscirà a trovare qualche accordo in questo senso, se si sposterà da Verona quest'estate, anche se adesso con le limitazioni dei prestiti è un po' più complicato per i club di alto livello mandare in prestito 94 calciatori, però vedremo un po'. Altro giocatore molto intrigante è Christian Pierobon, centrocampista, classe 2002, giocatore di grande personalità, buona anche la qualità e la tecnica di base, profilo assolutamente di livello che sta facendo bene con la maglia del Verona e secondo me da attenzionare. Ma un altro giocatore da attenzionare è certamente Lorenzo Di Stefano, reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia della Sampdoria, attaccante classe 2002 con un grandissimo senso del gol. Quest'anno ha realizzato, nei momenti in cui sto registrando, 16 gol, 16 marcature in circa 30 partite. Giocatore che oltre all'essere bravo nell'area di rigore abbina anche una buona tecnica di base e quindi buone qualità. Profilo assolutamente interessante che secondo me potrebbe sfondare nel professionismo nei prossimi anni. Io penso che Di Stefano quest'estate qualche interesse lo attrarrà da parte di un club professionistico, magari squadre, mi viene in mente una Carrarese per dire che lotta per i playoff o squadre di questo tipo. Però è un giocatore molto interessante su cui sarebbe anche bello vedere chi ci punterà effettivamente, perché comunque
giocatore più che interessante per il futuro. Ma altro profilo, secondo me, intrigante, è un difensore centrale. Questo è sempre della Samp, Giovanni Bonfanti, difensore classe 2003, ottima personalità certamente in quelle che sono le prerogative difensive. Mi riferisco alla lettura, mi riferisco alla marcatura, nei contrasti aerei, nel posizionamento, può migliorare, però giocatore intrigante, di buon livello, buona personalità. A me interessa onestamente come profilo da seguire, ovviamente non vi vado a dire giocatori che diventeranno, anche perché non ho il potere di prevedere il futuro, però vi vado a dire giocatori che ad oggi sono tecnicamente interessanti, che a me piacciono, convincono e che credo abbiano una certa prospettiva. Ecco, secondo me Bonfanti è un giocatore di buon livello che potrebbe dire tanto in futuro. A questo punto però spostiamoci un po' in campionati particolari, come poi spesso capita in questi video, per parlare di Mostafa Fati. Stiamo trattando di un trequartista, brevilinio, alto 1,70 m circa, classe 1994, quindi non più, diciamo, in età no, no fertile, nel senso in età molto, molto bassa, chiamiamola così. Giocatore però di buon livello, bravo nei cross, tanti assist quest'anno portati a casa con la maglia dell'Al-Tawon, la formazione del campionato arabo dell'Arabia Saudita. Giocatore di buona tecnica, qualità. Certo, non è che stiamo parlando di un fenomeno straordinario, anche perché sennò non giocherebbe certamente in Arabia Saudita, però profilo interessante che a me onestamente non dispiace. Giocatore di buon livello, ma così come direi anche per Abosbek Faisulayev, sì, penso si dica così. Giocatore di buona prospettiva in realtà. Ala, classe 2003, tra l'altro uzbeko di nazionalità, milita attualmente nel Paktakor, formazione del campionato uzbeko per l'appunto. Giocatore assolutamente intrigante, buon tiro, buone qualità e discreta prospettiva per lui. Comunque un 2003 che ha buoni margini di miglioramento e chissà che magari in futuro non possa, visto che ha delle buone basi secondo me su cui lavorare, non possa dire la sua. Certo, vi ripeto, non è che diventerà il Messi uzbeko, così come è Shomurodov, però che poi non è Shomurodov, è uzbeko, sto dicendo una minchiata. Chi è? Ah no, non Shomurodov, l'altro che gioca Azmoun. Azmoun è uzbeko, no, mi sa che sto delirando. Azmoun mi sa che era il Messi uzbeko, una roba del genere. Comunque, vabbè, perché Shomurodov? Vabbè, a parte questo, giocatore intrigante. Vediamo se riuscirà a fare bene nei prossimi anni. A questo punto, altri calciatori interessanti e torniamo così in Italia. Partiamo da Plescia. Vincenzo Plescia a me piace molto, ragazzi. È un attaccante che 1998, quindi ancora giovane, che merita più spazio. Quest'anno ad Avellino si è giocato, ma in una squadra che ha anche deluso molto le aspettative. Merita di un palcoscenico assolutamente che non dico gli ruoti attorno, però una squadra che lo faccia giocare ed essere al centro della squadra stessa. Quest'anno ha buttato via pochi bonus perché si è fatto dei gol, ma può fare di più. Ma è un giocatore, una pace d'area, un giocatore che sa usare anche bene il fisico, che ha anche una buona tecnica di base. L'anno scorso ha fatto dei gol a Vibo impressionanti. Io mi ricordo un gol a Caserta straordinario. Giocatore di altissimo livello. L'anno scorso fece 13 gol con la Vibonese, ma qualità veramente importanti. Peccato che in quest'ultimo anno non abbia trovato continuità. A lui sarebbe servita una squadra che puntasse completamente su di lui per il reparto offensivo, anche per avere un po' di fiducia. Forse ha scelto male. Poi ovviamente non è che vado a indagare sulle scelte altrui, non mi interessa. Però forse andare ad Avellino con così tanta concorrenza, giocatore con il maniero lì davanti, un po' azzardata come scelta. Detto ciò, altri giocatori intriganti. Gianluca Gaetano, ragazzi, giocatore che ormai sono 3-4 anni di cui si parla molto bene. Peccato che non abbia mai avuto la possibilità di giocare in Serie A, perché sono, ripeto, diversi anni che si parla di Gaetano, Gaetanos,
giocatore di qualità impressionante. Quest'anno sicuramente uno dei perni della promozione della Cremonese, tantissimi bonus portati a casa, bravo anche nel dribbling, ma è un giocatore con una qualità, con una tecnica fuori dal comune, soprattutto per la Serie B. Io spero tra l'altro di proprietà del Napoli, quindi poi bisognerà vedere che cosa farà il club di De Laurentiis circa il suo futuro. Però io credo che sia un giocatore che meriti di giocare in Serie A e che meriti delle chance di giocare in Serie A. Vedremo un po'. Ottimo trequartista, tra l'altro ancora giovane, è un class 2000 per quanto vada in giro da ormai 4 anni che Gaetano va in giro, tra un po', nel senso va in giro da 21 anni, però nel senso si parla di lui da diverso tempo ormai ed è arrivato il momento che faccia questo vero salto di qualità. Chissà che non lo fa, che non lo farà proprio con la Cremonese oppure con qualche altro club di Serie A. Ma altro giocatore che a me piace molto, ma che è un po' sulla bocca di tutti, giustamente, è Gabriel Strefezza. Calciatore che in realtà non è che lo scopriamo oggi, già negli altri anni con la SPAL fece molto bene e dimostrò di avere delle ottime qualità. Un'ala brevilinea, perché comunque molto basso, diciamo così, rispetto alla media dei calciatori, giovane, classe 97, certo, non giovanissimo, però giovane. Nel momento in cui sto registrando 14 gol all'attivo per lui, ma un giocatore con una velocità, bravo anche nei dribbling in uno contro uno e anche ottime qualità. Sta facendo una stagione straordinaria e anche lui stramerita di giocare in Serie A e di mettersi così alla prova con calciatori di più alto livello rispetto a quelli presenti nel campionato cadetto. Molto molto interessante e secondo me Strefezza può solo che fare bene nei prossimi anni, anche perché a Lecce ha trovato fiducia che magari negli ultimi tempi in Italia anche alla SPAL non è che abbia trovato molto, quindi avendo trovato questa fiducia si è espresso quest'anno ad altissimi livelli. Vediamo se riuscirà a riconfermarsi. Ma un altro calciatore da tenere sott'occhio e che per la B è assolutamente interessante è Nicolò Cambiaghi, che ha fatto una seconda parte di stagione a Pordenone di altissimo livello, tantissimi bonus portati a casa nelle ultime giornate, un giocatore di ottima prospettiva, veloce, bravo anche nei cross, ha un buon piede, è ancora giovane perché è un classe 2000, lui di ruolo di professione fa l'esterno offensivo nel giro dell'Under 21 e chissà che magari non possa anche rientrare nel giro dell'Italia. Prima squadra per quanto sulle fasce siamo già belli pieni e belli che a posto, però è un calciatore molto molto intrigante. Vedremo se ripartirà da Pordenone l'anno prossimo, però non credo, anche perché il Pordenone farà la Serie C considerando la retrocessione di quest'anno. Io credo che sia un giocatore che strameriti di giocare in B, di giocarsi le sue chance in Serie B. Vedremo un po'. Quest'anno ha dimostrato di essere un ottimo calciatore e vedremo se effettivamente qualcuno ci punterà. Detto questo, proseguiamo un po', sempre parlando di campionati un po' così. Andiamo infatti in Scozia per parlare di un calciatore che ha un cognome un po' strano, però Alex Cochrane. Penso che si produca così, produca poi proprio nel senso letterale del termine, terzino, classe 2000, giocatore molto molto intrigante, milita nell'Hertz, squadra che tra l'altro sta facendo un ottimo campionato quest'anno, ottimi piedi, giocatore con buona qualità, terzino di spinta perché lui gioca principalmente sulla fascia sinistra, essendo lui di piede mancino, però spinge molto, dà una mano importante alla fase offensiva della squadra e in realtà diciamo che, ecco, qui bisogna fare una precisazione, non è che gioca in una difesa a 4 perché un discorso è giocare come terzino e spingere molto in una difesa 4, un discorso è con una difesa 3. Lui gioca come esterno di centrocampo in un 3-4-3 all'Hertz, cioè principalmente l'Hertz gioca con il 3-4-3 e Cochrane si trova come quarto di centrocampo a sinistra. Un giocatore che in questa posizione fa bene, comunque ottima fase offensiva, per quanto possa fare di più in termini di bonus. In fase difensiva forse potrebbe comunque fare qualcosa in più, però è un giocatore intrigante, assolutamente, che sta dimostrando buone qualità. Vedremo se in futuro qualcuno le noterà, oppure no. Detto ciò, mi sposterei un po' nel dilettantismo per parlare di Serie D e poi chiudiamo.
Il primo giocatore che vi vado a proporre è un calciatore, tra l'altro, se non mi sbaglio, calabrese di origini, che è Mattia Gagliardi, attaccante classe 1993, che ormai sono diversi anni che milita in Serie D e che sta facendo bene quest'anno con la maglia della Gelbison, promossa in Serie C, 14 gol e 7 assist, giocatore di ottima qualità, che oltre all'essere un ottimo attaccante e quindi bravo in area di rigore, è un giocatore che ha anche una buona tecnica di base, e questo per un attaccante è un valore aggiuntissimo, perché spesso gli attaccanti, soprattutto quelli molto fisici, Gagliardi è più una seconda punta che una prima punta. Però gli attaccanti spesso molto fisici difficilmente sono tecnici pure, e gli attaccanti fisici, che hanno un fisico imponente e al tempo stesso anche tecnici, sono giocatori da preservare in una bolla di sapone, perché sono veramente rarissimi. Però, al di là di questo, Gagliardi è un ottimo attaccante, lo sta dimostrando, e secondo me anche nel professionismo potrà dire la sua. Credo che certamente verrà riconfermato da parte della Gelbison, anche perché sarebbe veramente un qualcosa di pazzesco che non venga riconfermato dopo la stagione straordinaria di quest'anno. Però vedremo un po'. Detto questo, altri due giocatori che sono da seguire sono entrambi di proprietà attualmente dell'Alaversa, formazione che quest'anno ha accettato una salvezza più che tranquilla agli ordini di mister Sannazzaro, e partiamo subito. Il primo che vi vado a proporre è Mario Chianese, attaccante, classe 2001, giocatore di buon livello assolutamente. Per la categoria io lo reputo un buon calciatore. Qualità, certo, in termini di bonus qualcosa in più poteva fare, sia sotto l'aspetto sotto il profilo dei gol, ma anche degli assist. Un giocatore che però ha delle qualità non mica da ridere, mica da ridere anzi, però io lo reputo un calciatore sicuramente di livello per la categoria, e chissà che non venga riconfermato. Anche in questo caso poi l'estate sarà giudice di questo processo. Giocatore che però è assolutamente da seguire dopo la straordinaria stagione, e che, attenzione, potrebbe proprio salire di categoria, visto che ho già letto in giro che ci sono diverse squadre interessate a lui, è Giuseppe La Monica, attaccante, classe 2001, reduce da una stagione pazzesca con il Alaversa, giocatore con un ottimo senso del gol, una buona tecnica di base, e tra l'altro realizzate diverse marcature. Nel momento in cui sto registrando sono 13 i gol segnati dalla Monica, ma credo che nelle prossime partite potranno diventare anche 15-16. Giocatore che batte anche i calci di rigore, e questo per un attaccante è fondamentale, soprattutto nella ricerca della vittoria del titolo del capocannoniere, che poi ovvio è un attaccante comunque punta poi spesso e sempre a quello. Giocatore di ottima prospettiva, ripeto, classe 2001, molto molto interessante per il futuro. E vedremo se anche in questo caso qualche club professionista sarà interessato al profilo. Giocatore che però già da adesso sta dimostrando ottime qualità e di essere un giocatore certamente di livello per quella che è la categoria e la dimensione della Serie D. A questo punto però mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi!